Siamo pronti? Ciao a tutti, buongiorno, come si va? Spero bene. Eccoci al venerdì, eccoci pronti per affrontare il weekend. Venerdì inizia col Pilates, iniziamolo insieme. Spero che siate bene, spero che tutta la settimana sia andata nel migliore dei modi, ok? Ancora questa primavera stenta a decollare, ancora un po' freddino, ok? Però, come vi dico sempre, noi ce ne freghiamo e ci alleniamo, ok? Che sia online con noi, che sia all'aperto, l'importante è farlo e procedere sempre a ranghi compatti e con l'obiettivo davanti, ok? Sperando che poi anche si possa tornare a lavorare qui insieme nel centro quanto prima. Speriamo, incrociamo le dita, vediamo un po' cosa verrà detto nei prossimi giorni. Intanto concentriamoci sul qui e ora, bene? Allora, stamani nessuna forma di specializzazione particolare, laddove lunedì scorso abbiamo visto un po' come affrontare alcuni esercizi nella loro versione avanzata, ok? Probabilmente li rivedremo, anzi, leverò il probabilmente nel contesto di oggi, ok? Si tratta dell'esercizio chiamato scissor, la sforbiciata, e l'esercizio chiamato bicycle, la bicicletta, quelli che normalmente andiamo a eseguire con la schiena a terra, abbiamo visto il lunedì, nella loro versione finale, prevedono di tenere sulle gambe, simile alla candela yoga, supportando il bacino, o comunque la parte alta dello stesso, più sulla zona lombare, con le mani, ok? Dove la versione originale del repertorio prevede addirittura che le gambe siano più basse, supportando i glutei, in una lettura decisamente invasiva per alcuni di noi. Però andiamo per gradi, ok? Continuo a ricordarvi che venerdì 30 faremo la masterclass, ok, di fine mese, quindi lì daremo ulteriori improvement e il ritmo sarà sempre sostenuto, ok? Sempre più sostenuto. Bene? Ok, allora, abbiamo un minuto e poi iniziamo. Nessuna specifica, se non quella di avere il tappetino, un asciugamano per appoggiare la nuca, qualora appunto certi esercizi ne prevedessero l'appoggio a terra, per chi ne ha bisogno, niente altro. Mettiamo il volume della musica un po' più alto e poi iniziamo. Siamo pronti? Stavo seguendo una zanzara, non erano versi strani. Arrivano le zanzare, cosa vuol dire? Arrivano il caldo, arriva il caldo forse? A parte sono bestie strane, si adattano. È un aprile un po' freddo questo, eh? Dai, dai, riscaldiamoci allora. Io ne ho bisogno, e anche voi. Ladies and gentlemen, si parte. 3, 2, 1, vado su con le spalle e abbasso. Ancora, vado su con le spalle, prendo aria. Fuori aria. Ancora, prendo aria. Aria fuori. Ancora, prendo aria. Fuori aria. 4 movimenti ancora. 3. 2 1. Arrotolo la colonna 2 volte. Torno su. Arrotolo un'altra volta. Flessione della spalla. Destra, apro, giro col braccio, 3 volte ancora, 2 1, cambio a sinistra, 4 3
2, 1. Arrotolo la colonna altre due volte. Un altro. Passando. Tutte quelle braccia, strizza i glutei, prendi aria. Fuori aria, rilassa i glutei. Ancora. Ancora. Un altro. Arrotolo la colonna una volta. Salgo su. Bene. I piedi allineati sotto le anche, quindi una stanza che prevede il perfetto parallelo. E quindi vado, piego, gamba, 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 straight line, colonna dritta, l'alluce, ok? Quindi tutta la parte interna del piede che aiuta a stabilizzare. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abbasso. Adesso porti il piede destro avanti in questo modo. Quindi il tallone del piede destro è sulla punta del piede sinistro. È come se fossi su un filo immaginario. Percepiremo un deciso deficit di equilibrio. Alcuni di voi potrebbero percepirlo di più, altri meno. Richiamiamo bene i glutei per stabilizzare. Un po' gli addominali, un po' i glutei. Cerca qual è la tua percentuale di attivazione di entrambi gli stretti. Mantengo e sulle braccia. Uno. Abbasso. Due. Abbasso. Tre. Abbasso. Quattro. Abbasso. Bene. Adesso cambio. È la volta del piede sinistro, il tallone sinistro davanti alla punta del piede destro. Sentiamo se c'è parecchia differenza. Ok? A volte c'è. Richiamo glutei addominali, stabilità, le braccia. Vado. 4. 3. 2. Separo, stance larga, arrotolo la colonna una volta. Su. Bene. Stance larga da squat. Scendo giù col bacino, spingo le braccia contro le gambe. Questo. Schiena dritta, mi vedi? E salgo, ok? Ancora tre volte. Ancora due. Ancora uno. Arrotolo la colonna una volta. Salgo su. Scendo e apro adesso portando su un braccio, rivolgendo lo sguardo alla mano. Se hai difficoltà sul collo, senti troppa tensione, rivolgi lo sguardo al gomito. L'altro braccio spinge contro la gamba. Quindi spinta omolaterale, braccio, gamba, l'altro va su. Sullo squat. Pronti? 3, 2, 1, vado. Su. E cambio ovviamente dall'altra parte. Ne faccio ancora un paio. Premi bene quei talloni a terra. Ok, un altro. Torno su.
Quindi cerchiamo una bella mobilità di tutto il tratto toracico. Se avessimo impedimenti o limitazioni di rotazione sul tratto cervicale, invece di andare su con lo sguardo alla mano, volgi lo sguardo al gomito e sentirai la tensione attutirsi, ok? Ancora, 4. Via. Premi forte col braccio contro la gamba, eh? Un altro. Torno su. Facciamone un altro, dai. Le ultime 4 ripetizioni, poi cominciamo a scendere. Entriamo nel vivo delle routine, delle skill del Pilates, ok? Chiudiamo questo warm up. L'ultimo drill di mobilità, uguale a prima. Scendo. 4, 3, 2, 1 e risalgo. Seguimi. Scendiamo in plank, pronti? Via. Resto. 4, 3, 2, 1, torno su. Un altro. Adesso arrivo sul plank e 4 volte sollevo le gambe, destra, sinistra, destra, sinistra. Lat pull, ok? Metto di profilo. Pronti? Scendo. Cammino. Allineo. Vado. Scende giù e si arriva alla quadrupedia, ok? Scendo, cammino, allineo, 3, 2, 1, quadrupedia, ginocchio, ginocchio. Bene, ci siamo? Gamba destra, braccio sinistro, ovvero questo. 3, 2, 1, apro. Allungo il fianco destro. 3, 2, 1, torno. Di nuovo, gamba braccio. 3, 2, 1, apro di nuovo.
Abbiamo fatto questa transizione tante altre volte. Quadrupedia, cambiamo lato. Ok? Vai, gamba sinistra, braccio destro. 2, 1, A. Gamba braccio di nuovo. 3, 2, 1, A. Allungo. 2, 1, giù. Allora, guardami adesso il profilo. Guarda bene. Cosa vado a fare? Vado ad avvicinare il gomito col ginocchio della gamba opposta, ma non si toccheranno, non devi inarcare la schiena, devi mantenere la zona lombare in posizione neutra. Quindi, questo no, guarda, questo no. Questo sì. Ok? 4 volte per lato. Comincio con la gamba destra e il braccio sinistro. Pronti? Via. 1. Neutra la zona lombare, 2. 3. 4. Appoggio. Ok? Cambiamo. Gamba sinistra, braccio destro. Via. 4. 3. 2. 1. Lato lato. Allungo. 2. 1. Cambio. 2, 1, torno. Allora, in rapida successione, roll down, roll up, stretch forward, spine twist, e si riparte. Lo stretch forward, quando arriviamo a sedere, ampiezza sulle gambe. Lo spine twist, resteremo a sedere, le restringiamo un po'. Cerchiamo di mantenerle dritte. Se hai difficoltà a averle dritte, stare sugli dischi, le pieghi, ok? Vai sì col capo. Dammi un secondo. Buono. Tutto chiaro? Sì che sì. Roll down. Piedi tendenzialmente sul point, senza forzare. Roll up, piedi tendenzialmente sul flex. Stretch forward. Spine twist. E si riparte, 4 volte. Pronti? 3, 2, 1, via. Braccia girano. Roll up. Stretch forward. Arrotto. Ritorno. Restringo un po' la base, ovvero le gambe. Schiena dritta. Spine twist. 1. Ritorno. Direzione opposta. 2. Ritorno. Riparto. Salvo. Stretch forward. Arrotto. Ritorno.
Spine twist 2. L'ultimo. Spine twist. Ragazzi, scendiamo a terra. Hundred hold la gamba. 12 conti una, 12 l'altra. Ok. Anzi, facciamo 16 conti l'una e 16 l'altra. Cominciamo certi volumi di lavoro a alzarli, possiamo farlo, ok? Pronti? Presto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piego, giù l'altro, stessa durata, stendo, abbasso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù. One stretch, 16 battute, piede a martello con la gamba va giù, 3, 2, 1, vai, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altrettanti, dai, 8, 7, la lombare in neutra, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bridge, giù le vertebre una dopo l'altra, bene. One leg circle, gamba destra. Porto le braccia in questa posizione. Sulla gamba destra. Gamba sinistra a terra, piedi a martello. 6 volte verso l'esterno. 1. Spalle salve. 2. 3. 4. 5, 6, cambio, piede a martello della gamba di terra, 6 verso l'esterno, 6, spalle salde, 5, 4, 3, 1, piego, piego, ok, bridge, scivolo all'indietro con le braccia, salgo su col bacino, rilasso la muscolatura della schiena, vengo giù una vertebra dopo l'altra, rollover 2. Allora, stamani vedremo una lieve modifica sul pattern del rollover. Facciamo due ripetizioni come le abbiamo sempre fatte, quindi vado all'indietro con le gambe unite, le apro senza spalle e torno giù, giro con le gambe senza abbassare troppo e riparto. Due ripetizioni. Quando rifaremo il rollover dopo, faremo il pattern inverso, andremo all'indietro con le gambe aperte, le chiuderemo e torneremo con le gambe chiuse.
quindi ci ispireremo sempre di più a quelle che sono tutti i dettagli dell'originale, della disciplina originale, ok? Allora, insieme, dai! Gambe strette, pronti rollover, via, su, braccia attive, dietro, ampiezza spalle, apro, piede a martello, scendo, vertebra aperta, ok, giro, addome, tensione massima, su, ripasso, riparto, vai, su, apro, giù, piedi a martello, ok, giro, piego le gambe, allargo un po' le braccia, dondolo il capo, sinistra, destra, 6 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, double leg stretch, 8 ripetizioni, pronti, 3, 2, 1, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, testa a terra, dondola il capo di nuovo, sinistra destra 6 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Rolling like a ball, 6 ripetizioni, cerchiamo di chiudere bene le gambe, ok, siamo? Via, 1, 2, 3, altrettanto, 3, 2, 1, arrotolo la colonna un attimo, rilasso un attimo, collo, 3, 2, 1, distendo la colonna in estensione, quindi così, apro il petto, 3, 2, 1, ok, leg pull frontale, 2 serie, da 4 ripetizioni in una. Gonfio il petto, inspiro, espiro su, 1, 2, 3, 4, scendo, ok? Seconda serie, 4 ripetizioni, uguale a prima, uguale. Inspiro, espiro su, 4, 3, 2, 1, scuoto i polsi, piedi uniti, arrotolo la colonna, rilasso la testa in avanti, 3, 2, 1, salgo, le open leg rocker, 6, io lo faccio con le gambe già stese all'andata, ok? Prendendo i piedi in prossimità delle caviglie, vicino al poco sopra il malleolo, se bisogna invece le mani dietro le cosce, già sai, abbiamo trattato queste versioni
più e più volte nel corso di questi mesi insieme, ok? 6 ripetizioni. Pronti? Vado. 1. 2. 3. Altrettanti. 3. 2. 1. Ragazzi, da soul. Allora, quel movimento in cui è implicato lo spine twist e lo stretch forward, quindi è una rotazione e flessione. Andiamoci piano, senza fare movimenti bruschi, senza sollevare il bacino, controllando bene. 6 ripetizioni. Pronti? Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ancora 2. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Piedi uniti, riportiamo la colonna in fisiologia, quindi a me gli occhi. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bene. Allora, ragazzi, adesso the rollover lo trattiamo nella sua lettura opposta al solito, quindi lo abbiamo sempre fatto andando all'indietro con le gambe tese, tornando con le gambe separate, ok? Adesso al contrario, andremo all'indietro con le gambe separate, li chiudiamo all'indietro e torniamo con le gambe chiuse. Le gambe poi si apriranno quando le abbassiamo, attenzione a non abbassarle troppo, attenzione a non creare troppa tensione su quest'area qua, affinché la zona non si inarchi troppo, affinché il peso delle gambe non porti troppo in avanti il bacino, creando un'antiversione eccessiva, ok? 2 ripetizioni. Ci siamo? Via. Chiudo, scendo, apro, attenzione, ok? Riparto, chiudo, scendo, apro, ci siamo? Io direi side kick. Allora, restiamo a terra sul fianco sinistro, portiamo le gambe dritte un po' in avanti, guarda i piedi, ok? Prima posizione, senti il contributo degli adduttori, soprattutto interno coscio della gamba di terra. L'altra gamba fa un calcio in avanti 10 volte, parte dal tallone di terra, in questo modo, e torna sul tallone di terra, mano davanti o dietro la nuca. Braccio teso o piegato, trova la tua versione, ok? Pronti? Via. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 1. Salto su mermaid,
giro avanti. Side kick, lato destro a terra, gamba sinistra, la posizione dei piedi, quindi interna coscia di terra, gluteo in eccentrica in alto, pronti? 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, salgo, mermaid, ok, giro, quattro, tre, due, uno, su, perfetto. Siamo fin qui? Bene. Allora, seal, quindi batto i talloni, mi lancio, batto i talloni e ritorno. Quindi batteremo i talloni quando siamo a sedere e quando siamo dietro, ok? 6 ripetizioni. Cerchiamo di portare le gambe piuttosto in alto. Questa è in relazione anche a la mobilità che abbiamo, la capacità di sollevarle, di stenderle in base alla disponibilità che abbiamo dietro sui distretti ischio-crurali e anche un po' le anche, quindi passatemi il gioco di parole, anche le anche. Ci infiliamo dentro in questo modo, vi ricordo la base di partenza di Seal, entro, spingo i gomiti contro l'interna coscia e sollevo le gambe più in alto che puoi, ok? Cercando il punto di stabilità. Pronti? Stabilizzo, batto due volte. Uno, due, mi lancio, batto. Uno, due, questo si chiama no rep, ok? Ripartiamo, dai. 1, 2, vado. 1, 2, torno. Questa era buona. 1, 2, vado. 1, 2, torno. 3, 1, 2, vado. 1, 2, torno. Altre 3, 1, 2, vado. 1, 2, torno. Altre 2, 1, 2, vado. 1, 2, torno. L'ultimo, 1, 2, vado, 1, 2, torno, appoggio a terra, ok? Per me c'era una no rep, più le 6, buone. Come visto le gambe devo cercare di stare molto in alto, fin dove possibile, ok? Nel mio caso erano all'altezza del campo visivo, se no leggermente più in alto. Se hai difficoltà ovviamente a sollevare di più, nessun problema. Adesso ci capovolgiamo e andiamo a eseguire one leg kick, 24 movimenti, quindi è un doppio colpo, quindi sono 12 doppi colpi, 12 per 2, 24, è uno swan dive, ok? Bene, doppio colpo soffiando via l'aria, piede a martello, mento sul petto, pronti? 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, altri 4, 3, 2, 1, giù. Swan dive, modalità arch rock, 8, pronti? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok, double kick, guarda me qual è. Guardami un attimo. Ok. Doppio calcio, mani incrociate dietro, capo su un lato. Quando prendo l'aria, invece, decollo tipo Superman con le braccia all'indietro. Ok? Ogni volta che torno giù, il capo va da una parte e poi dall'altra. 6 ripetizioni. Facciamo 8, dai. Ok, facciamone 8. Pronti? Via. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Avanti sul tappetino, giro, neck pull due volte, scendo, salgo, avanti, neck pull, un'altra ripetizione. Corkscrew, rollover più gli avvitamenti, 2. Allargo le braccia, avvito, 1. Cambio, 2. Stringo le braccia, riparto. Avvito di nuovo, 2, 1, presto, ragazzi, abbiamo sister bicycle, quindi sister o così, oppure così. Bicycle, o così, o così. Queste versioni con le gambe in alto sono quasi, quasi vicine a quella originale e probabilmente per alcuni di voi resteranno queste le versioni originali, quindi quelle più elevate, senza abbassare ulteriormente le gambe. Non sfidiamoci troppo, nel senso non rischiamo, ok? Attenzione ai gomiti, attenzione alle braccia, attenzione all'appoggio del gomito, alla forza di taglio che a volte può premere in maniera importante se le gambe si dovessero abbassare troppo. Vedremo il punto di arrivo tra qualche settimana. 8 più 8, ok? Se esegui tutto su, finisci un esercizio e inizi l'altro subito, così come anche a terra. Ribadisco allora, versione a terra, leggera, sister, bicycle. Ci siamo? 8 più 8. Sister, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, bicycle,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giù. Tutti quanti, shoulder bridge, ok? Gamba tesa, scendo, salgo e scendo con la gamba, ok? Partiremo comunque dalla gamba tesa, quindi è scendo e salgo e vale 1. Quando scendo, piede a martello, ok? Siamo? Via, 1, 2, non troppo in basso la gamba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Braccia dietro, shoulder bridge di ritorno, vertebra, vertebra, una vertebra dopo l'altra. Rilassa la muscolatura della schiena. Teaser, 3 più 1. Ok? Pronti? Via. 1. 2. L'ultimo, resto su. Can can, 4 più 4. 4 di qua, 4 di là. Pronti? Via. 1. 2. 3. 4. 4. 3, 2, 1, avanti, tutto bene? Ok, allora, giriamoci, pancia a terra, swimming, ok? Pronti? 3, 2, 1, vai. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8, arriviamo a 12, dai. 4, 3, 2, 1, stop. Scarico dietro. Ci siamo? Side bend. Braccio destro. 6 ripetizioni, salgo e scendo, ok? Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cambiamo lato. Pronti? 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4,
Bene. Ci siamo? Crab. Gamba destra sopra la sinistra. Vado all'indietro, cambio l'incrocio delle gambe e ritorno. 6 ripetizioni. Questa posizione qua, ok? Chiudo, vado. 1, 2, 3. Altrettanto, 3. 2, 1. Piedi a terra. Allora, le gambe restano sovrapposte, ovvero con la destra sopra. Le segniamo e andiamo in boomerang. Via. Vado dietro. Cambio. Torno. Tuffo avanti. Scendo. 2. Cambio. Ok, side kick kneeling. Cinque per lato. Quando la gamba va in avanti, piede a martello. Quando la gamba va all'indietro, piede a martello. Quindi sono 5 per 2, 10. La gamba, quando passa al centro in transizione, rilassa il piede. Ok? Stesso pattern, 5x2, ogni calcio avanti, dietro, piede a martello, quando passi dal centro rilassa il piede. Andiamo. 5. 4. 3. 2. Forti il glute. 2. Ragazzi, siamo pronti a chiudere, push up e per Samani ci siamo. 6 push up, tecnica perfetta, strict push up, gambe tese per chi ce l'ha, gambe piegate, ginocchia a terra per chi non ce l'avesse, ok? Allora, mi raccomando, se hai bisogno di un recupero tra un push up e l'altro, vieni all'indietro col bacino. Diversamente, unbroken, uno dopo l'altro. Fatti bene però, Fatti bene, tenendo l'addome, strizzando i glutei. Strict, non wide, strict. Andiamo. Pronti? 3, 2, 1, vai. 1. 4, 5, 6, io recupero, tu prendi il tuo tempo e recupera per l'hai fatto.
Siamo? Vediamo i piedi. Chiudiamo con alcune cose che abbiamo fatto parzialmente, che parzialmente abbiamo fatto prima, all'inizio, in partenza, nel warm up. Ok? Allora, quindi mi vai a intrecciare intanto le dita dietro e mettendo la tua penna sulla punta del naso, disegna quattro giri, quattro cerchi in questa direzione. E adesso disegnane altrettanti nella direzione opposta. Slaccio le dita. Arrotolo la colonna una volta sola. Presto. 5, 4, 3, 2, 1. Ritorno progressivamente su dal basso verso l'alto. Stringo i glutei sulle braccia. Rilasso i glutei giù le braccia. Ancora, rilasso i glutei, ancora due, un altro, giù, grazie mille e anche per oggi un po' di Pilates insieme l'abbiamo fatto, ok? Ragazzi, grazie ancora, grazie per la vostra fiducia, grazie per seguirci sempre, grazie comunque per essere sempre con noi, ok? Con la viva speranza, vivo auspicio e possiamo rivederci di persona molto presto, speriamo. Comunque, qui online, sul nostro canale, sulla nostra pagina, come sempre c'è tutto quello di cui avete bisogno, ok? Che ve lo dico a fare? Ragazzi, buon fine giornata. Buon fine settimana e ci vediamo lunedì mattina, ok? Carichi a bombazza.